Inizia questa finale. Sì. Vediamo il saluto iniziale, vediamo chi prenderà per prima l'iniziativa. Guardate la Svizzera, che posizione di guardia, eccola. Bella, vediamo, bello. Si era capito subito che attendeva l'avversario, era una posizione di attesa e di anticipo. Primo controllo, prima sanzione al viso. Vedete com'è impostata l'atleta svizzera con la cintura blu. Un atteggiamento da incontrista, attende l'avversario per poi anticiparla con una tecnica. Non è pericolosa essendo più lunga. No, riesce a lavorare bene, a tenerla fuori distanza. Però è secondo il contatto, eh? Sì. Perché questo tipo di tattica però può... Perché tirare una tecnica Jordan al viso con l'avversario che avanza è difficilissima da controllare. Infatti ha toccato due volte con la stessa tecnica e penso che ne farà ancora. Sembra un po' più attiva la Svizzera, non forse come, anzi diciamo che forse pressa. Eccola là, sì, tiene il centro e prende l'iniziativa, questo è... Questo secondo me è fondamentale perché non permette all'avversario di prendere l'iniziativa, quindi sembra un po' più determinata l'atleta della Svizzera. Aia. Secondo il mio modesto parere dovrebbe sfruttare di più le leve l'atleta piemontese, mentre invece non riesce a far gioco di questa... Aia. Eccola qua, terzo contatto. L'avevo preannunciato ed è arrivato, addirittura la stesa, quindi... Beh, oppure dipende anche lì, la valutazione è un pochino più complessa. Solitamente viene valutata meglio l'altro atleta, perché comunque sono sanzioni. Ecco, ancora la Svizzera. Ancora. Ed sì, è passata, Marta. Decisamente più brava, bisogna riconoscerlo. È più esperta, prende più l'iniziativa e... Poi molto fredda, aspetta, attende, non ha paura della lungo. Sì, infatti, sembra molto esperta, tiene a distanza l'avversaria e non le permette di avvicinarsi. Direi che il vantaggio è meritato, è giusto. Sì, ha rischiato in questi... Aia. Questi... C'è ancora una toccata. Invece l'atleta di casa che ha toccato ancora. Adesso è in vantaggio alla Svizzera per un punto, per Yuko. E adesso anche l'atleta piemontese non trova il nodo alla matassa, diciamo così, non riesce a entrare, non riesce, probabilmente la posizione, ed è vittoria per la Svizzera, quindi medaglia d'oro nella categoria più 60 per Ramona Bruderlin del SK Swiss.